Nuovamente insieme, nuovo giro, nuova corsa, insieme a Nicola. Bentornato, amico mio, come stai? Bene, bene, ciao Gianluca, buonasera a tutti. E allora, siamo insieme anche questa puntata, parleremo di un argomento molto importante. L'avevamo anche annunciato che ci sarebbe stato, quindi diamo anche il bentornato ai fedelissimi, ai veterani, a tutti gli amici della chat, gli abbonati al quale mandiamo un abbraccio fortissimo. E ovviamente Mesby in regia. Di che cosa parliamo quest'oggi? Quest'oggi proseguiamo questa avventura che abbiamo iniziato da due puntate. È un'avventura complessa. Abbiamo parlato di linee di sangue, abbiamo parlato della vera o presunta discendenza del Cristo e della Maddalena, abbiamo parlato del Santo Graal e è inevitabile stasera parlare anche dei Templari, anche perché è tutto collegato, no? Come possiamo ben immaginare. Allora entriamo subito nel vivo. È un nome che è mito, un nome che di cui si favoleggia da secoli. Veramente poche realtà storiche sono state così favoleggiate e mitizzate quanto l'Ordine del Tempio. Quello che noi oggi conosciamo come l'Ordine del Tempio, che in realtà il Tempio, che in realtà poi aveva un altro nome. E quelli che noi chiamiamo comunemente i Templari si chiamavano i Pauperes Commilitones Christi Templique Salomonis, ovvero i poveri compagni d'armi di Cristo e del Tempio di Salomone. Sono stati una realtà importante, una realtà che nel bene e nel male, come vedremo, ha plasmato e determinato non solo la storia europea del Medioevo, ma addirittura tutte le epoche successive a livello sotterraneo. Perché i Templari nascono formalmente al tempo della prima crociata, ma in realtà la storia templare, come vedremo, è proseguita ed ha determinato l'affermarsi a livello internazionale di una certa massoneria e ha determinato l'affermarsi sempre a livello internazionale di una particolare concezione esoterica ed iniziatica in antitesi con la Chiesa e anche con tante altre realtà esoteriche ed iniziatiche. È una storia veramente complessa di cui pochi hanno veramente capito l'origine, l'essenza. Cercheremo quindi stasera di fare un po' di chiarezza per capire chi effettivamente erano i Templari e cosa si celasse in realtà dietro questo incredibile ordine di monaci guerrieri. E quelli che noi conosciamo come Templari sono stati effettivamente una novità dirompente nel percorso della storia medievale. Gli ordini monastici esistevano già dai primi secoli dell'era cristiana, ma mai, mai, mai nella storia si era verificato che un ordine monastico fosse anche un ordine militare, che un ordine monastico impugnasse le armi non solo per difendersi, ma anche per offendere, anche per uccidere. E fu quindi una novità assoluta, una novità dirompente. Abbiamo parlato, no, della prima crociata. La vicenda delle crociate è intimamente connessa e legata con la nascita dell'Ordine del Tempio. Come l'Ordine del Tempio è legato a doppio filo con un personaggio molto particolare, Bernardo di Chiaravalle. L'abate Bernardo di Chiaravalle, uno dei più influenti uomini di chiesa dell'epoca medievale,
Un uomo che non ha mai avuto gli onori della porpora, che non è mai stato cardinale, che non è mai stato vescovo, Bernardo di Chiaravalle fu sempre un semplice abate. Eppure, al suo tempo, fu uno degli uomini di chiesa più ascoltati e anche più noti, non solo in ambito ecclesiastico, ma anche a livello di massa in tutta Europa. Ma vediamo di capire che cosa si cela dietro a questa figura e alla nascita stessa di questa potenza, perché l'Ordine del Tempio fu una vera e propria potenza, un vero e proprio potere. Ci sono tante incognite. Ora io oggi magari mi farò molti nemici perché cercherò proprio di scavare dietro i fatti storici e di estrapolare molte di quelle che io ritengo delle verità, verità anche scottanti e pericolose. E pericolose perché? Perché scoperchiare il vaso di Pandora della storia templare, benché sia un dovere degli storici, dovrebbe essere un dovere da parte degli storici, non è mai stato fatto. Scoperchiare questo vaso di Pandora, infatti, potrebbe rappresentare anche un pericolo per la stessa Chiesa e non solo, un pericolo anche per altre realtà. C'è un libro di cui abbiamo parlato tanto in questo ciclo di trasmissioni, ma non è che io ne parlo tanto perché lo voglia pubblicizzare a tutti i costi, ma perché è importante. Mi sto riferendo all'Altra Europa di Paolo Rumor, dell'avvocato Paolo Rumor. È un libro sconvolgente, per chi non lo conoscesse, per chi non lo Tra avesse. l'altro, Nicola, apro un inciso perché presto avremo una novità, nel senso che abbiamo sentito anche Loris e so che c'è qualcosa che bolle in pentola sempre con te in relazione alla piramide, in relazione alla struttura e a Paolo Rumor, quindi seguiranno aggiornamenti su questi schermi sempre con edizioni Aurora Boreale. Sì, infatti pubblicherò molto presto un grande libro di Loris Bagnara, un libro straordinario. Non vi anticipo niente, uscirà a settembre, ma sarà veramente un libro di archeologia dirompente. E noi lo approfittiamo perché sarà qua con noi e lo salutiamo perché mi ha detto che ci segue sempre. Quindi un abbraccio a Loris. Loris è un grande studioso ricercatore, oltre che un caro amico, e fra l'altro si è molto occupato da vicino della questione dell'Alta Europa. Ha curato, insieme a Diego Marin, ha curato la stesura della nuova edizione di questo libro, dopo la prima che venne tanto censurata. La prima edizione dell'Alta Europa, che uscì nel 2008-2009, venne fatta sparire perché andava a toccare dei nervi scoperti della storia, dei nodi irrisolti molto pericolosi. Ebbene, ora io non starò stasera a ripercorrere i contenuti dell'Altra Europa che ci portano fino a tempi recenti, fino alla Seconda Guerra Mondiale, fino alla Costituzione dell'Unione Europea. E mi riferirò alle vicende antiche narrate da questo libro. Infatti, nell'Altra Europa si parla molto dei Templari, ma se ne parla in relazione all'esistenza di una organizzazione antichissima, un'organizzazione che viene chiamata convenzionalmente la struttura in questo libro. Così la chiamavano alcuni suoi affiliati negli anni 40-50, al tempo in cui Giacomo Rumor scriveva i suoi memoriali. Memoriali poi raccolti dal figlio. Ebbene, questa organizzazione che tanto ha interferito con la storia globale negli ultimi millenni, è intimamente e direttamente connessa con la nascita dell'Ordine dei Templari, con l'Ordine dei Rosacroce, che addirittura alcuni negano sia mai esistito.
Abbiamo visto recentemente l'abbattimento delle Georgia Guidestones, monumento rosacrociano, e ci sono alcuni storici che dicono no, i rosacroci sono una favola, i rosacroci sono stati un'invenzione propagandistica di Valentina Andreae finalizzata alla riforma protestante. No, no, no. I rosacroci sono una realtà storica antichissima. Nacquero molto probabilmente già al tempo di Costantino e rientrano nel contesto di quella lotta politica, religiosa, anche sociale, di queste linee di sangue di cui tanto abbiamo parlato. Abbiamo parlato della presunta, vera o presunta linea di sangue del Cristo. Perché dico vera o presunta? Perché obiettivamente parlando poco importa. Il problema è che organizzazioni potentissime hanno scatenato guerre sotterranee, divenute spesso anche guerre combattute fra eserciti, in nome di queste linee di sangue, in nome di questa discendenza. Esisterebbero quindi delle famiglie legate a delle linee di sangue che si ricollegano alla discendenza vera o presunta del Cristo della Maddalena. Esistono poi delle famiglie che invece sostengono altre fazioni, in particolare quella fazione che poi prese il sopravvento nell'ambito del cristianesimo, quella fazione che determinò la nascita di questo cristianesimo politico, di questo paolismo con Paolo di Tarso, Giuseppe Flavio, quella fazione che poi ha creato a proprio uso e consumo quello che è diventato il potere vaticano. Ebbene, queste linee di sangue che si riallacciano alla discendenza del Cristo hanno dei territori sacri in ambito europeo, dei territori loro per eccellenza, e la Francia è uno di questi, in particolare il sud della Francia. Abbiamo parlato nella scorsa trasmissione della fondatezza storica dello sbarco di Maria Maddalena nel sud della Francia. Esistono proprio testimonianze, tante testimonianze che non possiamo ignorare, tante cronache. E abbiamo parlato del fatto che non arrivò in Francia a caso, arrivò in Francia perché effettivamente era sotto la protezione di Erode Agrippa II, che la mandò nel sud della Gallia, in Provenza, in territori nei pressi di Marsiglia che appartenevano alla sua famiglia, alla famiglia di Erode Agrippa II, che aveva dei possedimenti lì. Quindi avrebbe mandato questa donna di stirpe sia regale che sacerdotale, sposa, discepola prediletta di Gesù Cristo, come abbiamo visto, che sarebbe partita via nave insieme a un nutrito gruppo di personaggi. Personaggi che poi avrebbero avuto una storia molto particolare, una storia divenuta segreta, divenuta nascosta. E vi sarebbe stata effettivamente questa discendenza del Cristo e della Maddalena. Secondo Lawrence Gardner, e secondo anche altri autori che abbiamo menzionato nella scorsa trasmissione, Gesù Cristo e Maria Maddalena avrebbero avuto addirittura tre figli. Una prima figlia, femmina, di nome Tamar, un nome che significa in ebraico palma, di cui poi non abbiamo menzioni. Di Tamar si perdono storicamente le tracce, o quantomeno non ci sono menzioni nei documenti che abbiamo preso in considerazione. Vi sono menzioni invece degli altri due figli. Un figlio che si sarebbe chiamato come il padre, ma sarebbe il terzo genito, Gesù il giusto, Jesus o Joshua.
e il secondo genito nato prima, Joseph, Giuseppe. Questa discendenza di sangue avrebbe riguardato il terzo genito, in quanto, secondo quanto ha testimoniato Lawrence Gardner nelle sue ricerche, il primo genito, Joseph, si sarebbe fatto monaco. Di fatto avrebbe scelto una vita ascetica e monastica in Francia e non avrebbe avuto eredi. Vi sarebbe stata quindi questa discendenza poi di questo personaggio noto come Gesù il Giusto, che avrebbe portato, se questa storia è vera, perché permettetemi chiaramente di dubitarne, permettetemi di mettere dei punti interrogativi, perché sono vicende estremamente nebulose e complesse, all'avvento di una stirpe regale che viene identificata in maniera insistente da una certa storiografia con la stirpe dei Merovingi. Una stirpe regale che ha regnato non sulla Francia, si va di questa differenza, ma che ha regnato in Francia, ovvero su una parte del territorio, dell'odierno territorio francese, per alcuni secoli, fino ad arrivare poi all'epilogo con Dagoberto II. Un personaggio che è stato idolatrato da una certa letteratura esoterica, iniziatica, anche massonica. Attorno alla stirpe dei Merovingi si è creata una mitizzazione incredibile. Tant'è che è veramente difficile distinguere il dato storico dal mito. Il dato storico e il mito qui si intersecano in maniera quasi indissolubile. È una stirpe che viene addirittura idolatrata, come se fossero dei re pastori, re pellegrini, re taumaturghi, capaci di guarire ogni malattia solo con l'imposizione delle mani. Chissà se questo è vero. La cosa interessante è che però tante organizzazioni hanno fatto dei Merovingi il centro della loro azione, anche in epoche incredibilmente recenti, incredibilmente vicine a noi. Ma qual era l'interesse di questa linea di sangue? O quantomeno, qual era l'interesse effettivo delle organizzazioni che dichiaravano di supportarla? Innanzitutto, il contrastare il potere Vaticano, contrastare un potere che questa linea di sangue e chi la sosteneva ha sempre reputato illegittimo. E questo il Vaticano probabilmente lo ha sempre saputo. Sicuramente ci sono stati degli equilibri non detti, non dichiarati, perché certe linee di sangue hanno avuto un enorme potere in Europa. Avrebbero potuto, obiettivamente parlando, impossessarsi del Vaticano, rovesciarlo quando avessero voluto. Se non lo hanno fatto, quando potevano farlo, evidentemente significa che furono raggiunti determinati equilibri, equilibri di cui poco veramente sappiamo. Il potere Vaticano non è mai stato monolitico. Io in molti miei libri addirittura ho dimostrato come il potere papale sia stato infiltrato anche da altre realtà iniziatiche, eleusini, pitagorici, e addirittura un grande iniziato eleusino, braccio forte braccio da Montone, passato alla storia come grande capitano di Ventura, fu sul punto effettivamente di rovesciare il papato. Non ci riuscì per un soffio, perché venne ucciso a tradimento all'Aquila. Quindi non era un potere monolitico, un potere per quanto fosse effettivamente potente, per quanto fosse una realtà che permeava le coscienze dei popoli europei, non era un potere monolitico e non era un potere indistruttibile. Quindi certe realtà che miravano più che a rovesciare il Vaticano in maniera plateale, miravano a sostituirsi ad esso, secondo me sono state dietro alla creazione
di questa particolare realtà, di questo particolare ordine di monaci guerrieri. Un ordine che ha avuto diverse finalità e che molto probabilmente era una sorta di grande contenitore, un contenitore con all'interno più scatole cinesi, con all'interno più livelli di consapevolezza. Ci sono vari autori che parlano di questa realtà, del fatto che all'interno dell'Ordine dei Templari vi fossero effettivamente diversi livelli, non del tutto comunicanti l'uno con l'altro. La maggior parte degli affiliati all'Ordine molto probabilmente non ne conosceva le reali finalità. Molto probabilmente erano sinceri cattolici, sinceri cattolici che dettero l'intera vita all'ordine, perché chi entrava nell'ordine si spogliava dei propri beni, dava all'ordine le proprie proprietà, le proprie ricchezze, i propri possedimenti territoriali. E pensate che c'era la ressa per poter entrare in questa realtà. Interi casati nobiliari sgomitavano per mandare i propri rampolli, per fare accedere i propri rampolli all'interno dell'ordine dei Templari, man mano che acquisivano potere. Ma cerchiamo di capire, di comprendere alcune vicende che stanno un po' all'origine della fondazione di questa realtà. Abbiamo detto, no, la prima crociata, ma facciamo un passo indietro. Abbiamo parlato della Francia. Il primo gran maestro dei Templari e uno dei 9 fondatori è passato alla storia con un nome francese, Hugues de Payen. Un personaggio molto misterioso che a quanto pare aveva un nome italiano, che poi venne francesizzato. Si sarebbe trattato di Ugo di Pagani. Ma prima di parlare di lui, un antefatto, parleremo di suo padre. E qui mi riallaccio a delle ricerche, a degli studi condotti dall'amico Diego Marin, che veramente è stato molto bravo nel ricostruire certe vicende. Infatti le vicende basilari all'origine della nascita dei Templari si vanno a ricollegare con la Calabria, con il sud dell'Italia, anche con Nocera, con un particolare ordine monastico calabrese e con un'abbazia francese molto importante, l'abbazia cistercense di Notre-Dame d'Orval. Questa abbazia si trova tutt'oggi nella regione delle Ardenne. All'epoca nacque, sorse ai confini fra il Ducato di Buglione, da cui veniva il primo re di Gerusalemme, della Gerusalemme cristiana, Goffredo di Buglione, e il Ducato della Bassa Lorena. Questa abbazia è ritornata all'onore delle cronache, fra l'altro nell'Ottocento, perché nella sua biblioteca venne trovato, poi niente viene trovato a caso, molto spesso certi documenti vengono fatti trovare al momento opportuno, venne trovato un documento riguardante proprio Dagoberto II, l'ultimo esponente della linea di sangue merovingia. Un documento che risaliva sicuramente a prima dell'anno 1000, si trattava di una litania praticamente in versi, intitolata De Sancto Dagoberto Martire.
Secondo questo documento, il re Merovingio non sarebbe morto, come ritengono alcuni storici, casualmente durante una battuta di caccia, ma sarebbe stato oggetto di un vero e proprio omicidio rituale, di un vero e proprio sacrificio umano. Sarebbe quindi stato martirizzato, perché scomodo, chiaramente, perché doveva essere eliminato. Ma perché è importante questa abbazia di Orvallo? Torniamo indietro nel tempo fino all'anno 1070. Secondo le cronache dell'epoca, nel 1070 un misterioso gruppo di monaci calabresi, partiti proprio dalla Calabria, sarebbe giunto nelle Ardenne, seguendo le orme di un leader che loro chiamavano Ursus. Un personaggio che non è mai stato ben identificato, ma è un soprannome che veniva attribuito non casualmente ai re Merovingi, quello di Ursus. Fra questi monaci ve n'era uno molto importante, passato alla storia come Pietro l'Eremita. Pietro l'Eremita era un predicatore, fu uno dei massimi ispiratori della prima crociata, per liberare ufficialmente la Terra Santa dagli infedeli, no? E sarebbe stato addirittura il futuro istitutore di Goffredo di Buglione, appunto il primo re, dopo la conquista cristiana di Gerusalemme. Fra questi monaci viaggiava anche un personaggio, che era il margravio di Nuceria Constantia, vale a dire Nocera, conosciuta anche come Nocera dei Pagani in Campania. Si trattava di Ugo di Pagano Embriaci, un personaggio di ascendenza ebraica, la cui famiglia, fra l'altro, era imparentata con gli Amarelli di Rossano Calabria. Questa sua presenza a Orvallo è molto interessante perché a Orvallo si trovava a quel tempo anche il conte di Champagne, un personaggio che poi successivamente avrebbe di fatto adottato suo figlio. E questa è una cosa molto strana. Per quale ragione un cavaliere francese, il conte di Champagne, avrebbe dovuto adottare e nominare proprio erede il figlio di un margravio della Campania? Evidentemente c'erano dei legami iniziatici che non sappiamo, che possiamo chiaramente ipotizzare, legami che io identifico nell'ambito dei Rosacroce. Sta di fatto che il figlio di Ugo di Pagani o di Pagano Embriaci, menzionato da alcuni documenti come Ugo II, nato proprio nel 1071, guarda caso l'anno successivo all'arrivo di questi monaci calabresi ad Orvallo, sarebbe stato destinato a diventare appunto l'erede del conte di Champagne e ad assumere il nome francese di Hugues de Payens. Questo Hugues de Payens sarebbe stato uno dei fondatori, alcuni anni più tardi, dell'Ordine dei Templari. Ma scaviamo ancora un po' dietro questa storia perché è molto interessante, perché tutti parlano, no, dei Templari facendo rinascere ufficialmente a Gerusalemme, con il pretesto di pattugliare le strade della Terra Santa per proteggere i pellegrini, cosa alquanto inverosimile, anche perché l'Ordine dei Templari, come ben sappiamo, venne fondato da Ugo di Pagani, conosciuto come Hugues de Payens,
ed altri 8 cavalieri, e sarebbero rimasti in un nucleo di 9 per molto tempo, non accettando formalmente nuove adesioni. Questi 9 cavalieri, arrivati a Gerusalemme, nella Gerusalemme conquistata dai crociati, nella Gerusalemme in cui regnava Goffredo di Buglione, avrebbero ricevuto una particolare sede dove alloggiare. E qui si badi bene, ancora prima che l'ordine formalmente venisse costituito, perché poi l'ordine dei Templari venne istituito formalmente nel 1129, poi ci arriveremo, con l'approvazione della loro regola, perché tutti gli ordini monastici hanno una particolare regola, un loro statuto, un loro ordinamento. Fatto sta che, arrivati a Gerusalemme, vennero insediati, guarda caso, nell'area della moschea, dell'attuale, dove sorge ora la moschea di Al-Aqsa, sulla spianata delle moschee, in un punto dove c'erano praticamente, secondo la tradizione, le scuderie di quello che era stato il Tempio di Salomone. Non a caso loro si fecero chiamare poi, no, i poveri cavalieri, i compagni d'armi di Cristo e del Tempio di Salomone. Questo Tempio che per loro ha sempre avuto un'importanza cruciale, un'importanza fondamentale, non solo simbolica ma anche fisica, anche materiale. E ufficialmente vennero ricevuti lì con tutti gli onori, gli venne dato questo alloggiamento molto importante, e non si videro più per parecchio tempo. Assolutamente non pattugliavano le strade in difesa dei pellegrini. Se ne stavano all'interno del loro alloggiamento a scavare. Di fatto a fare gli archeologi. Questo è dimostrato, perché fra l'altro il Ministero dell'Antichità israeliano ha individuato tutta una serie di cunicoli che vennero scavati proprio da questi 9 cavalieri per arrivare in quelli che erano i sotterranei del Tempio di Salomone. Il Tempio, no, come sappiamo, venne abbattuto, venne distrutto al tempo della guerra giudaica, quando il generale Vespasiano e suo figlio Tito conquistarono Gerusalemme. Era il secondo tempio, quello era il tempio di Erode, perché il primo tempio era quello storico, il tempio costruito da Salomone era stato abbattuto al tempo della dominazione babilonese, tempio della conquista babilonese. Questo era il secondo tempio, quello costruito da Erode. Un tempio grandioso, un tempio enorme, secondo le descrizioni, che occupava un'enorme area. Ebbene, i Templari erano interessati a trovare qualcosa. Stettero veramente alcuni anni a scavare e qualcosa trovarono, perché una volta trovato questo qualcosa, probabilmente loro, c'è chi dice abbiamo trovato l'Arca dell'Alleanza, questo non è certo, non lo sappiamo, ma sicuramente hanno trovato documenti. Hanno trovato manoscritti che evidentemente erano ben conservati, manoscritti sui quali hanno fondato buona parte del loro potere. Infatti, casualmente, trovato questo qualcosa, uscirono da questi tunnel e tornarono in Francia. Erano quasi tutti cavalieri francesi. Fra l'altro, uno di questi cavalieri fondatori era, non a caso, il nipote di Bernardo di Chiaravalle, dell'abate Bernardo di Chiaravalle. C'era un collegamento pazzesco, no, fra queste realtà. E Bernardo di Chiaravalle fu
oltre ad essere insieme a Pietro l'Eremita il principale sponsor della prima crociata, oltre ad essere stato proprio il principale fautore, potremmo dire, della prima crociata, fu il principale sponsor dei Templari. Bernardo di Chiaravalle aveva molta influenza, venne ascoltato in ambito papale, in ambito vaticano. E lui spianò la strada per il riconoscimento di questo anomalo ordine di monaci guerrieri, sfruttando abilmente la propaganda bellica della crociata, come a dire: sì, siamo in guerra, il cristianesimo è in guerra, siamo in guerra contro gli infedeli. Quindi un ordine che non si limita al motto benedettino ora et labora, ma unisce a queste due attività anche quella della spada, dice, potrebbe esserci molto utile per la protezione dei pellegrini. Fatto sta che la Chiesa abboccò e si arrivò al riconoscimento di questo ordine. Ordine che immediatamente dopo il riconoscimento iniziò ad espandersi a macchia d'olio. Era già stato tutto preparato sostanzialmente a tavolino. Tutto era pronto per far decollare un qualche cosa che avrebbe esercitato un potere enorme, enorme. Ai Templari non è mai interessata la protezione dei pellegrini. Semmai loro si sono arricchiti con i pellegrini successivamente facendo da tassisti, insomma, da croceristi, perché le navi della flotta templare accompagnavano in Terra Santa pellegrini facoltosi, esponenti di famiglie nobili, cavalieri, aristocratici, vassalli, personaggi di un certo rilievo, sia laici che ecclesiastici. E chiaramente li accompagnavano in Terra Santa con dietro il pagamento di un biglietto piuttosto oneroso. Non è che facevano beneficenza e portavano i pellegrini in Terra Santa come novelli Caronte. Cioè, la loro flotta agiva come una vera e propria costa crociere, potremmo dire, dell'epoca, portando personaggi facoltosi, scortandoli, difendendoli anche con le armi se necessario, ma portandoli dietro grandi compensi economici. Ma questo fu soltanto uno degli aspetti dell'arricchimento dei Templari. Quello che emerge da tante ricerche è che è il totale disinteresse dell'ordine nei confronti dei pellegrini. A loro interessava il controllo della Terra Santa per riportare in Terra Santa qualche cosa. Evidentemente all'interno dell'ordine dei Templari c'era un nucleo, chiaramente 9 cavalieri fondatori, che poi costituirono un nucleo segreto, un nucleo interno, che era a conoscenza di determinati segreti. E il loro scopo fondamentale era riportare in Terra Santa un particolare oggetto che è passato alla storia come la pietra del destino. Che cos'era questa pietra del destino? Ci ha scritto un libro molto interessante un bravissimo scrittore inglese che ho conosciuto, Adrian Gilbert ha scritto un libro molto bello sulla pietra del destino, fra l'altro pubblicato dalle edizioni Armachis. Questa pietra del destino era una pietra meteorica sulla quale venivano incoronati i re di Israele, i re della stirpe di David. Questa pietra del destino
avuto una storia molto movimentata. Mi meraviglio che non ci abbiano fatto film su film, perché come trama si presterebbe veramente a dei film incredibili. Al tempo della conquista, Babino Mese, al tempo della distruzione del primo tempio, la pietra del destino, secondo una certa tradizione, sarebbe stata portata addirittura in Irlanda. E ci sono delle prove che lo attestano, oltre a tante cronache irlandesi che la menzionano. E sarebbe stata poi recuperata in Irlanda, parecchi secoli dopo, da Giuseppe di Arimatea. Giuseppe di Arimatea, di cui abbiamo parlato nella scorsa trasmissione, che secondo l'interpretazione di Lawrence Gardner, Giuseppe di Arimatea sarebbe stato un tipo, si sarebbe trattato in realtà di Giacomo il Giusto, del fratello di Gesù Cristo. Avrebbe lui recuperato in Irlanda la pietra del destino e l'avrebbe portata dapprima in Francia e successivamente in Italia. Questa pietra del destino sarebbe tornata nelle mani di alcune famiglie che si ritenevano discendenti della linea di sangue della stirpe di David. Non a caso, infatti, questi monaci calabresi che costruirono poi l'abbazia di Orval, perché loro arrivarono lì nel 1070, e ricevettero da qualcuno anche i finanziamenti per costruire questa abbazia. Non è che un gruppo di monaci arriva così a migliaia di chilometri dal loro territorio e decide così di punto in bianco di costruire un'abbazia. Loro arrivarono lì nel territorio di Orval con un preciso obiettivo e ricevettero anche dei finanziamenti molto adeguati da chi? Da Matilde di Canossa, marchesa di Toscana. Loro infatti, e questo è provato e documentato, a Orval incontrarono Matilde di Canossa, che guarda caso era la zia e la madre adottiva di Goffredo di Buglione, quello che sarebbe stato il primo re di Gerusalemme. Matilde di Canossa è un personaggio strano, un personaggio molto misterioso, a tratti anche inquietante. Era una grande iniziata, era una donna che molto sapeva, che deteneva grandi segreti. Pare che fosse addirittura una discendente di Giuseppe di Arimatea, o comunque di stirpe elcasaita. E pare che detenesse nelle proprie mani questa potente reliquia, questo potente oggetto di potere, la pietra del destino. E pare che Matilde di Canossa abbia consegnato questa pietra del destino nelle mani di questo gruppo di monaci calabresi, che avrebbe poi edificato l'abbazia di Orval. Pietra del destino che poi successivamente i templari avrebbero riportato a Gerusalemme, ponendo sul trono della Gerusalemme riconquistata proprio Goffredo di Buglione, tra l'altro ritenuto un discendente della stirpe regale di David. Quindi cosa intendevano fare in sostanza? Intendevano riportare a Gerusalemme non solo la pietra sulla quale venivano incoronati i re di Israele, ma intendevano riportare sul trono di Gerusalemme un discendente di un'antica stirpe regale sacerdotale, cosa che effettivamente pare sia stata fatta. Poi la storia ha preso pieghe diverse, chiaramente, e le crociate si sono susseguite per molto tempo, e alla fine il potere dei regni cristiani in Terra Santa è stato eroso dalle conquiste islamiche, e venne persa anche Gerusalemme. I templari non ne fecero un problema. Persa Gerusalemme, si rifugiarono dapprima a Cipro,
che diventò il loro territorio a tutti gli effetti, e poi se ne tornarono tranquillamente in Francia, dove iniziarono a ramificare il loro potere. A ramificarlo come? Fra l'altro, addirittura alcuni anni prima della formale costituzione dell'Ordine del Tempio, alcuni personaggi che poi risulteranno legati a doppio filo con l'ordine avevano creato un nuovo stato in Europa, il Portogallo. Il Portogallo fu di fatto una creazione templare. Crearono questa realtà territoriale ponendo sul trono una stirpe regale a loro vicina. Infatti il Portogallo fu sempre ed è sempre stato uno stato templare per eccellenza. Come vedremo infatti dopo la formale persecuzione dell'ordine, dopo la sua formale sospensione, in Portogallo i templari continuarono ad agire indisturbati per ben 17 anni, mantenendo il proprio ordinamento, il proprio nome e le proprie attività. Dopo 17 anni cambiarono semplicemente il nome in Cavalieri di Cristo. Ma non complichiamo la storia, facciamo un passo indietro. Dopo la perdita di Gerusalemme, avviene, secondo alcuni storici, una rottura decisiva fra i Templari e l'Ordine dei Rosacroce, che fino a quel momento si compenetrava come unica realtà. Una rottura dovuta a vari fattori, che possiamo ipotizzare ma non comprovare. E questi due ordini avrebbero preso in parte strade diverse, per poi ricongiungersi più volte storicamente su questioni di comune interesse. Ma senza divagare, i Templari fin dall'inizio iniziarono a ramificare il loro potere in tutti gli stati europei, creando addirittura territori extra sovranazionali, extragiudiziari potremmo definirli, territori dove le rispettive monarchie non potevano esercitare il controllo. Pochi sanno che circa un terzo del territorio portoghese era di proprietà templare, gestito dai templari e governato direttamente dall'Ordine del Tempio. La stessa cosa avvenne in Aragona. In Aragona il sovrano aragonese dette circa un terzo del proprio territorio in dote all'Ordine dei Templari. Molti cavalieri che entravano nell'ordine devolvevano all'ordine, chiaramente, come voleva la regola, proprietà terriere. Molte famiglie altolocate, molte famiglie aristocratiche lasciavano in eredità all'ordine del Tempio enormi proprietà terriere. L'ordine si ritrovò quindi ad avere territori sui quali costruiva le proprie magioni, sui quali costruiva le proprie case, i propri insediamenti, le proprie strutture, in tutta Europa. Territori, fra l'altro, che amministrava direttamente, e l'ordine poi era affrancato dalle tasse, era affrancato dalla giurisdizione politica degli stati dove era presente. I templari formalmente rispondevano solo al Papa. In realtà non hanno mai risposto al Papa. Rispondevano a se stessi, rispondevano al loro potere. Ora, i templari sono stati mitizzati. E sono sorti negli ultimi 200 anni centinaia di pseudo-ordini templari, neotemplari, molti dei quali hanno rivendicato una discendenza, una presunta discendenza diretta dall'antico ordine. Tutt'oggi esistono centinaia nel mondo di pseudo-ordini templari,
molti dei quali addirittura continuano a chiedere riconoscimenti, imperterriti, continuano a chiedere riconoscimenti da parte del Vaticano, cosa assurda e clamorosa. E ci sono personaggi che si divertono a fare i templari indossando il mantello e indossando la spada. Ne conosco tanti, per carità, molti sono in buona fede, molti lo fanno per spirito cavalleresco, molti lo fanno per anche un po' per sport. Molti sono anche sinceri nel loro, ma che cosa ha a che vedere tutto questo con la vera storia dell'Ordine dei Templari? Ben poco. C'è stata questa mitizzazione dei Templari che vengono dipinti da una certa letteratura come cavalieri senza macchia e senza paura, che un giorno così divennero oggetto delle brame, delle gelosie di un malvagio sovrano francese, tale Filippo IV della dinastia dei Capetingi, chiamato il Bello, no, per la sua prestanza fisica. Questo Filippo, secondo una certa letteratura, re cattivo, malvagio, sanguinario, sarebbe stato geloso del potere dei Templari e si sarebbe indebitato con l'Ordine del Tempio per cifre esorbitanti. Avrebbe quindi deciso dalla sera alla mattina di far fuori i Templari e di accaparrarsi le loro ricchezze. Questo ci viene insegnato addirittura su certi libri di scuola. Ma è andata veramente così? Io direi proprio di no. Ora c'è un caro amico, che è lo storico russo Boris Yusef. Lui ha scritto un libro molto provocatorio. E io gli ho fatto ci conosciamo fin dagli anni 90. Fra l'altro ha fatto alcune prefazioni a diversi miei libri e ci sentiamo spesso. Ora lui vive a Belgrado, fra l'altro. È un antropologo e ha scritto molto sui templari e lui è un po' un antitemplare per eccellenza, ha sempre avuto il dente avvelenato contro i templari e la mitizzazione dei templari. Io gli feci un'intervista 7-8 anni fa che pubblicai su una mia rivista che si chiamava Novum Imperium e all'epoca ero un po' meravigliato, no, del suo atteggiamento antitemplare. Gli dissi: ma sei sicuro, ma secondo te veramente le cose sono andate così? E lui era proprio: sì, guarda, io un giorno tirerò fuori la verità. Ha scritto un libro il cui titolo in italiano suonerebbe come titolo provocatorio, è Catari al forno e Templari di contorno. Un titolo, se vogliamo, anche divertente, un po' provocatorio, ma è un libro tutt'altro che comico, è un libro molto serio, il titolo è volutamente provocatorio, io glielo pubblicherò quest'autunno in italiano e svela parecchi retroscena della storia templare anche in collegamento con la vicenda dei Catari. E lui paragona addirittura l'Ordine del Tempio ad una sorta di fondo monetario internazionale del Medioevo, una sorta di nucleo, di pilastro fondante di quello che poi è divenuto il progetto del nuovo ordine mondiale. Ebbene, tutti i torti non ce l'ha. Tutti i torti non ce l'ha. Abbiamo detto, no, che i Templari divennero una potenza incredibile. Esentasse. Erano esonerati dal pagamento di qualsiasi imposta, amministravano direttamente un buon quinto del territorio europeo, un terzo del Portogallo, buona parte della Spagna, buona parte dell'Inghilterra, parti del territorio italiano e tedesco, buona parte della Svizzera e diverse altre territori di diversi altri stati europei. Addirittura in Francia era forse superiore a un terzo il territorio che loro amministravano. Avevano dei porti di loro proprietà esclusiva, come il porto della Rochelle, fra l'altro sull'Atlantico. E erano un vero e proprio stato nello stato. Chiaramente, ufficialmente, loro mantenevano
loro regola voluta da San Benedetto. Ufficialmente rispondevano al Papa, anche se, come abbiamo detto di sfuggita nella scorsa trasmissione, nella regola dei Templari c'è un passaggio voluto fermamente da Bernardo di Chiaravalle, in cui viene sottolineato il dovere di obbedienza a Betania, al castello di Maria e di Marta. Quindi qui si parla chiaramente di Maria Maddalena e di sua sorella Marta. Abbiamo spiegato anche il significato di Maddalena, Magdal Eder, la torre del gregge, gregge inteso come la comunità dei fedeli, torre, fortezza, in ebraico no, Magdal. Quindi questa postilla voluta da Bernardo di Chiaravalle indica chiaramente l'obbedienza dei Templari alla linea di sangue del Cristo e della Maddalena. Quindi non al Vaticano, non al potere papale. Erano una realtà nata proprio per contrastare e controbilanciare il potere papale, il potere vaticano. E questa realtà si è infiltrata con un'abilità incredibile in tutti gli stati europei, arrivando a controllare la politica, l'economia, perché Boris Youssef indica nei Templari una sorta di fondo monetario internazionale ante litteram. Perché loro crearono il sistema bancario. I Templari crearono il moderno sistema bancario, a tutti gli effetti. Crearono la moneta a debito, crearono il prestito a usura e iniziarono a erogare prestiti. Poi lasciamo stare dove trovarono i soldi, ci sono tante interpretazioni. Il loro enorme patrimonio dipendeva non soltanto dalle donazioni che erano cospicue, ma si ritiene, e ci sono le prove, ne abbiamo già parlato in altre trasmissioni, si ritiene che buona parte delle loro risorse finanziarie provenissero da oltreoceano, dal fatto che loro avessero scoperto le rotte per l'America, in particolare per il Messico, e che avessero iniziato una vera e propria attività di importazione dell'argento messicano in Europa. E si badi bene, al tempo delle crociate, nell'XI-XII secolo, in Europa d'argento non ce n'era più. Non esistevano più miniere d'argento attive. C'erano poche miniere d'argento in Portogallo e in Germania, che erano sostanzialmente esaurite. In Europa non circolava quasi più argento. Se voi avete una certa competenza magari di numismatica o vi interessate di monete antiche, andatevi a vedere le monete d'argento di quei tempi. Piccolissime, piattissime, dei dischetti appena visibili, leggerissime. Non c'erano più quelle belle monete d'argento come, per darvi un esempio, no, come quelle coniate dai romani, i denari, gli antoniniani, no. L'argento era sostanzialmente scomparso dall'Europa ed era diventato un metallo preziosissimo. Improvvisamente l'Europa venne sommersa d'argento e con tonnellate e tonnellate d'argento l'Ordine del Tempio realizzò il progetto della costruzione e finanziò la costruzione di quella incredibile rete di cattedrali gotiche sul territorio francese. Quindi sono ben fondate le ipotesi che fanno di questo argento, che vedono questo argento di provenienza transoceanica, di provenienza americana. Ma al di là di tutto questo, prestavano denaro
alle principali casse regnanti europee, fra l'altro spesso fomentando guerre e finanziando entrambi gli schieramenti. Questa è una politica che è sempre stata portata avanti da molte realtà iniziatiche, in modo che alla fine il banco vinca sempre. Perché quando vai a finanziare entrambi gli schieramenti, facendoli indebitare tutti e due, quello che vince i soldi te li deve restituire. Quello che perde lo stesso, perché paga i debiti di guerra. E alla fine i soldi finiscono sempre nelle stesse tasche. Quindi finanziavano con enormi elargizioni tutti i monarchi europei, alimentando le loro guerre. Guerre che spesso manovravano loro stessi là dietro le quinte. Quindi si tratta di attività tutt'altro che spirituali. Ciò non toglie che avessero comunque all'interno determinate pratiche iniziatiche e dei nuclei molto interni che praticavano un vero esoterismo che andava a coniugarsi anche molto probabilmente con il sufismo, con certe dottrine islamiche con le quali loro erano venuti a contatto. Poi non dimentichiamoci che furono i templari i veri grandi sponsor di quella che poi si è formata come la massoneria. La massoneria, sì, è vero che in Europa si è formata e diffusa sulla scorta dell'ordine monastico benedettino, ordine monastico che reclutò organizzazioni, gilde di costruttori che discendevano direttamente dalle antiche gilde romane. Ma è anche vero che furono i templari a servirsi in maniera continuativa di certe gilde di costruttori, prendendole sotto la loro protezione. In tante magioni templari a queste logge di costruttori veniva affidata la costruzione di abbazie, la costruzione di chiese, la costruzione di cattedrali. E si creò un'interazione che non sarebbe mai più venuta meno fra certe gilde di costruttori e l'ordine del Tempio. Le loro realtà si compenetrarono. E infatti la moderna massoneria deriva direttamente dall'ordine del Tempio. Chiaramente ha varie origini, varie provenienze. Ho scritto sopra anche un libro che presto pubblicherò in italiano. È uscito negli Stati Uniti alcuni anni fa in inglese. Ma ho dimostrato come la massoneria abbia varie anime, varie provenienze, sia una sorta di amalgama di varie correnti storiche e iniziatiche, di varie esperienze, fra cui c'è un'eredità diretta dell'ordine pitagorico e di certi culti misterici dell'area mediterranea. C'è un'anima rosacrociana, ma l'anima templare è predominante, soprattutto nella massoneria scozzese, è assolutamente predominante e viene negata. C'è la tendenza a sminuirla, c'è la tendenza a sottovalutarla, quando in realtà è fondamentale. Ma parleremo in altre occasioni di queste questioni. Quello che volevo sottolineare qui è come fossero arrivati a un punto tale di potere che gli avrebbe permesso tranquillamente nell'arco di 10-20 anni di mangiarsi il Vaticano. Questo avrebbe comportato, secondo me, il coronamento di un antico progetto che mirava a sostituire ai vertici del potere vaticano quel potere, potremmo dire, farisaico, quel potere discendente direttamente da Giuseppe Flavio e da certe stirpi sacerdotali impiantatesi in Italia, con un potere elcasaitico, con un potere di quelle famiglie che si ritenevano discendenti della linea di sangue
da una parte del Cristo e dall'altra della stirpe di Davide, che poi in realtà sono un'unica linea di sangue, come abbiamo spiegato, perché si ritiene sempre sulla base di certe tradizioni che lo stesso Gesù Cristo fosse diretto discendente della stirpe di Davide. Non arrivarono a completare questo progetto perché questo re francese Filippo il Bello, che è stato oggetto poi di una damnatio memoriae incredibile, io vi sfido a trovare un solo libro che parli bene di Filippo il Bello. Ci sono stati in Francia decine e decine di sovrani, dall'epoca alto medievale fino ad oggi. Sovrani che sono stati anche spregevoli, che sono stati sanguinari, che sono stati violenti, promotori di guerre, di saccheggi, di massacri, vengono ancora esaltati come grandi re, come grandi condottieri, come grandi sovrani. Filippo IV della dinastia Capetingia, che è stato uno dei sovrani più illuminati dal mio punto di vista, è stato il sovrano francese che ha riformato lo Stato, che ha riformato la pubblica amministrazione, che ha creato lo Stato di tipo moderno, ha creato il modello efficiente e burocratico di Stato moderno. Viene demonizzato come il peggiore assassino sanguinario delinquente della storia. Per quale motivo? Perché ha osato sfidare l'ordine del Tempio. È stato dipinto come un bieco ipocrita, geloso del potere templare. Ma dove? Filippo IV cercava di ripristinare il potere della monarchia sull'intero territorio francese, perché un buon terzo, quasi un quarto del territorio francese era fuori dal controllo del sovrano, era amministrato direttamente dall'ordine del Tempio, che faceva il bello e il cattivo tempo. Ci sono voci secondo le quali Filippo pare che abbia chiesto l'affiliazione all'ordine, affiliazione che poi gli sarebbe stata negata. Non è provato questo. Potrebbe far parte anche della macchina del fango della damnatio memoriae. Sta di fatto che Filippo preparò con metodo e con grande pianificazione l'azione che poi ha portato avanti, quell'azione che poi avrebbe portato all'arresto di tutti i templari di Francia e alla sospensione dell'ordine da parte del Vaticano. Filippo dovette combattere a lungo contro il pontefice dell'epoca. È molto interessante infatti quanto scrive, come ci descrive la questione Boris Youssef, perché io ho qui le bozze del suo libro, che è un libro veramente eclatante. Non vedo veramente l'ora di pubblicarlo, perché può dare veramente una scossa alla storiografia contemporanea. Allora, lui era stato scomunicato. Addirittura il pontefice gli aveva comminato due scomuniche. Lui, non curandosene, convocò gli stati generali francesi, sottoponendo loro un quesito: se il Papa avesse o meno la facoltà di intromettersi nelle questioni nazionali. Ottenne chiaramente un no unanime anche da parte del clero francese. Quindi lui dichiarò guerra aperta al pontefice e inviò addirittura in Italia un'armata capeggiata da Giacomo Sciarra Colonna, che tra l'altro era un acerrimo nemico di Bonifacio VIII. Questa armata arrivò addirittura ad occupare il palazzo del Papa, Papa che si rifugiò ad Anagni, dove c'era la sua residenza,
e dove si consumò poi la famosa vicenda dello schiaffo di Anagni. Riuscì poi a fare leggere, dopo la morte di Bonifacio VIII, a fare leggere Bertrand de Goth, che prese il nome di Clemente V. Clemente V, Bertrand de Goth, era un amico d'infanzia, tra l'altro, di Filippo IV. E si conoscevano fin da ragazzi. E per lui quindi fu provvidenziale l'elezione a pontefice di questo personaggio. Personaggio che spianò di fatto la strada per quello che avvenne nel 1307, ovvero questa azione, questo colpo di mano che Filippo perpetrò nei confronti dell'Ordine del Tempio. Ci fu un mandato di arresto che in plichi sigillati venne spedito a quelle che erano le forze dell'ordine del tempo, per dire. Mandato che prevedeva l'arresto di tutti i cavalieri templari sul territorio francese. Chiaramente l'ordine dei templari aveva un proprio servizio segreto molto efficiente. Ora, in buona parte avevano presagito quello che sarebbe successo, perché la stessa elezione di Bertrand de Goth fu per loro un campanello d'allarme, la stessa elezione di Bertrand de Goth al soglio pontificio. Avevano capito dove mirava Filippo e avevano preso le loro contromisure, ma sicuramente ebbero delle informative, perché la notte precedente l'arresto dei cavalieri templari un enorme convoglio di carri partì da Parigi, da quella che era la sede centrale dei Templari, la casa templare, portando via un grande quantitativo di casse. Dove arrivarono queste casse? Arrivarono al porto di La Rochelle. La Rochelle era un porto molto anomalo. I templari, lo sappiamo, avevano una flotta potentissima che viaggiava in tutto il Mediterraneo e oltre. Non si occupavano solo di scortare i pellegrini in Terra Santa, ma esercitavano commerci con le isole britanniche, esercitavano commerci con il Nord Africa, con la Sicilia, con tutto il Mediterraneo. Erano abilissimi commercianti, abilissimi banchieri, e oltre che valenti soldati, perché sapevano anche combattere molto bene, come hanno dimostrato in Terra Santa. Ebbene, questo grande convoglio di carri con casse, bauli, contenenti molto probabilmente non solo il tesoro del Tempio, ma anche determinati oggetti di potere e archivi, perché gli archivi templari non sono mai stati trovati al pari del loro tesoro. Ora, non si deve immaginare che nel Tempio di Parigi ci fossero tonnellate e tonnellate di oro. I Templari avevano un impero estremamente ramificato dal punto di vista economico e avevano inventato le lettere di credito proprio per frazionare questa ricchezza in tutte le loro sedi e tutte le loro filiali. Qualunque cavaliere praticamente che dovesse, o qualunque nobile, qualunque personaggio dell'epoca che dovesse intraprendere un viaggio, poteva per esempio andare a depositare un certo quantitativo di oro o di denaro in una qualsiasi casa templare, riceveva una lettera di credito, evitava così di portarsi appresso contante, in tempi in cui era molto facile essere rapinati lungo le strade, arrivato magari da Roma a Parigi, arrivava a Parigi tranquillamente, andava in una qualsiasi sede dei Templari e presentava la lettera di credito e riceveva il proprio denaro, detratta una lauta commissione ovviamente, perché arrivavano a prendere commissioni fino al 30-40%.
se non era usura questa, ditemi voi. Insomma, quella notte famosa, sia il tesoro, che sicuramente, anche per quanto non fosse un tesoro stratosferico, ma sicuramente doveva essere ingente, quello del Tempio di Parigi, sparì. Sparì in queste casse, diretto alla Rochelle, e anche l'archivio. Filippo non trovò né l'archivio centrale e né il tesoro. Questo carico arrivò al porto di La Rochelle, dal quale la flotta templare partì, salpò. Non abbiamo nessuna notizia storica ufficiale sulla destinazione di questa flotta, che scomparve apparentemente nel nulla. In realtà poi sappiamo, magari però di questo ne parleremo nella prossima trasmissione, sappiamo che buona parte di questa flotta giunse in Portogallo e buona parte giunse in Scozia. E in Scozia fu l'inizio di una storia molto, molto, molto interessante. Robert Bruce e la nascita stessa della massoneria scozzese. Di questo poi magari però ne parleremo. Ma fatto sta che vennero avvertiti, vennero preallertati, ci furono chiaramente arresti in tutta la Francia, ci furono poi arresti di conseguenza in altri paesi europei. Alla fine l'ordine templare venne sospeso. Non venne messo fuori legge, si badi bene, venne sospeso. È stato dimostrato infatti da un documento che alcuni anni fa ha riportato alla luce negli archivi vaticani la storica Barbara Frale. Non sappiamo se glielo abbiano fatto trovare o se lo abbia identificato da sola, in realtà questo non lo sapremo mai. Ma questo documento prova sostanzialmente che Clemente V facesse il doppio gioco. Per quanto amico del re di Francia Filippo il Bello, per quanto sua persona di fiducia, per quanto avesse partecipato a questa operazione che era finalizzata a debellare il potere templare, lo strapotere templare, e a prevenire anche un colpo di mano che avrebbe molto probabilmente rovesciato il Vaticano. E lui faceva il doppio gioco, di fatto si adoperò per una riabilitazione a tutti gli effetti dell'ordine del Tempio. Non ebbe poi tempo, perché morì, di portare avanti questa riabilitazione, che poi non c'è mai stata. Questo documento è stato nascosto per secoli, perché di fatto scagionava i templari da determinate accuse. Dimostra pienamente questo documento come Bertrand de Goth facesse il doppio gioco: da un lato desse un colpo al cerchio, un colpo alla botte, dall'altro assecondando Filippo IV, e dall'altro facendo di tutto per non dire l'ultima parola sull'ordine del Tempio. Dopo poi il formale, ci fu un formale scioglimento, parliamoci chiaro, perché dopo questa sospensione formalmente le proprietà dell'ordine del Tempio dovettero passare all'ordine di San Giovanni, dei cavalieri di San Giovanni, degli ospitalieri, che ereditarono soltanto una parte dei territori templari, soltanto una parte delle proprietà templari, perché una parte rimase di fatto nelle mani dei legittimi proprietari. E qui è una storia molto complessa che prenderemo in esame, perché dobbiamo tornare sull'argomento, perché ci sono delle situazioni incredibili che la storia non menziona. E c'è poi tutta una storia nascosta dell'ordine del Tempio in clandestinità. Una storia che ha determinato vicende decisive della storia europea. Molti pensano infatti, no, che l'ordine dei Templari sia finito definitivamente con il rogo a Parigi, nei pressi di Notre Dame, dell'ultimo gran maestro templare Jacques de Molay e dei due suoi luogotenenti. Rogo avvenuto
nel 1314, fra l'altro al quale presenziarono due personaggi che già abbiamo menzionato in un'altra puntata, Dante Alighieri e il padre di Giovanni Boccaccio, Boccaccino Richellino, che erano legati non soltanto da una grande amicizia, ma anche da una comune appartenenza iniziatica. Che ci faceva Dante Alighieri a Parigi al rogo di Jacques de Molay? Ne parleremo nella prossima puntata. E ci saranno tante cose da dire sulla storia segreta dei Templari in clandestinità. Ma prima di chiudere, volevo sottolineare questo. Dei Templari si può dire tutto e il contrario di tutto, però attenzione, non mitizziamoli. E non demonizziamo eccessivamente la figura di Filippo il Bello. Infatti, secondo alcune interpretazioni storiche rivoluzionarie, fra cui quella di Boris Youssef, e quel libro pubblicherò presto, vi fu da parte del sovrano francese non tanto la volontà di proteggere e tutelare il potere vaticano, potere che lui odiava, che lui cordialmente detestava, ma ci fu la presa di consapevolezza, la presa di coscienza del reale potere dei Templari, di quello che realmente si celava dietro questa organizzazione, del reale potere e della reale volontà di certe organizzazioni che si celavano dietro il potere templare. E lui volle scardinare quello che di fatto era un nuovo ordine mondiale ante litteram. Volle scardinare un potere che mirava a una sorta di globalizzazione dell'epoca. I Templari stavano globalizzando l'Europa, stavano di fatto unificando l'Europa sotto il loro potere, stavano esautorando le monarchie europee sotto il loro potere, stavano controllando interamente l'economia europea, la stavano controllando e manipolando. Chiaramente agivano per conto terzi, agivano per conto di quello stesso potere che poi ha creato l'Unione Europea. È questa la tesi ardita che sostiene Boris Youssef, che guarda caso va a collimare con le tesi del libro di Paolo Rumor, L'altra Europa. E guardate bene, questi due autori non si conoscono. Ho fatto conoscere io a Boris Youssef L'altra Europa dopo che lui già aveva scritto quel libro. Ne è rimasto entusiasta perché ha detto: cavolo, queste sono conferme a quello che io sostengo da anni. Quindi dietro ai Templari c'era un potere rosacrociano o un potere di altre organizzazioni, molto probabilmente anche la struttura menzionata dall'altra Europa, organizzazioni che miravano a una globalizzazione ante litteram, un qualche cosa che hanno tentato poi di rifare in epoca moderna, sotto altre forme, ma con gli stessi mezzi, servendosi dell'economia, servendosi della finanza speculativa. Quindi io per oggi la chiuderei qui e ritornerei poi sull'argomento parlando della storia segreta di altri retroscena. Guarda, con questo trailer non devo aggiungere altro, ormai è spettacolare, c'è anche il coming soon alla prossima puntata, quindi io sono rimasto estasiato e devo dire che ci salutiamo così, lasciamo tutto in sospeso, ringraziando tutti gli amici che anche questa sera hanno scelto di passarla insieme a noi, ricordandovi che la playlist del Sentiero di Atlantide è veramente un patrimonio, comincia a essere un patrimonio di conoscenza. Molte persone mi dicono: mi piacerebbe che tu parlassi, e c'è già. Quindi io vi do un consiglio: quando avete del tempo libero, una serata libera, se vi va, approfittate anche in un periodo dell'anno in cui magari c'è qualche tempo libero in più per andare a vedere anche le primissime puntate, andare indietro nel tempo. Oltre 310 video, oltre un anno nel Sentiero di Atlantide, e devo dire che ci sono delle chicche di cui si ritrova anche conferma. Così potrete anche paragonare poi magari la parte finale di ogni puntata, in cui spesso parliamo di attualità e raccontiamo quello che sarebbe stato il prossimo futuro.
futuro. Ecco, questo è uno dei prossimi futuri di cui abbiamo anche raccontato insieme a Nicola. Vorrei citare un libro, ci tengo particolarmente, perché mi piace anche la rubrica I libri consigliati da Nicola. Ne volevo parlare la volta scorsa, ma non c'è stato abbastanza tempo. Abbiamo parlato a lungo di San Paolo, abbiamo parlato a lungo dei Giovanniti, abbiamo parlato a lungo di Giacomo il Giusto, fratello di Cristo. E c'è un libro molto interessante di Francesca Bartellini, che fra l'altro saluto perché so che ci segue, Gli angeli di Mastemot. Questo libro è di fatto una tragedia teatrale. Io non sono solito pubblicare questioni di teatro. Se guardi in copertina, qui c'è una statua di cui abbiamo parlato. Questa è la statua della fede sulla facciata della Gran Madre di Torino. Gli angeli di Mastemot parla proprio di San Paolo, della comunità degli Esseni e di Giacomo il Giusto. È una tragedia teatrale, ma si legge come un romanzo. È avvincente come un romanzo e ci svela fra le righe, neanche troppo tra le righe, anche direi in maniera plateale, la vera natura di San Paolo, la vera natura di Paolo di Tarso e le sue vere intenzioni e le dinamiche della comunità degli Esseni di Qumran. E non a caso in copertina c'è la statua presente sulla facciata della Gran Madre e l'area industriale di Eleusi. Quindi non l'Eleusi antica, ma l'area industriale di Eleusi moderna. Non vi anticipo altro, ma vi consiglio questo libro perché ne resterete colpiti. Sono libri che aumentano la consapevolezza. Molto interessante. Un abbraccio a chi, anche alla mia Luce, che oggi mi fa, oggi sembra di stare in discoteca perché non mi vanno più le luci. Ah, proprio sul finale mi è morta. Ok, mi è morta la luce. E allora la facciamo un po' così tenebrosa, ringraziando Mesbet in regia, ringraziando il buon Nicola Bizzi con cui condividiamo tutte le settimane e che presto racconteremo anche di conferenze live. Quindi amici toscani, tenetevi pronti. Molti mi hanno scritto, arriveranno delucidazioni in merito. E allora andiamo in sigla ringraziando tutti i nostri amici, ringraziando Nicola, gli abbonati, un abbraccio, quando vedete il nome scritto in verde perché sono gli abbonati che ci consentono di dare sempre più contenuti e ovviamente un abbonamento inclusivo, chi si abbona lo fa anche per chi non può e quindi vale veramente anche, è un'opera di solidarietà. Un abbraccio a tutti, andiamo anche in sigla un po' così, un po' al buio, lascio l'ultimo saluto a Nicola, io vado con l'Hare Krishna e poi andiamo in sigla. Nicola, a te. Continuate a seguirci, a sostenerci e avanti così, verso un mondo migliore, verso una nuova civiltà che magari i nostri figli vedranno. A presto.